luogo sia di culto, ma anche un luogo in cui la 'ndrangheta si è riunita, la 'ndrangheta ha preso decisioni. Forse è legato più a questa parte, a questa versione, che all'altro. No? È bello venire dalla Madonna, perché c'è quel pellegrinaggio, è molto bello da passare insieme ai paesani. Guardate, fu stata queste altre anni prima era meglio, perché c'era il giro della Madonna. Quest'anno il maltempo non lo ha consentito. Il maltempo fu stato malo tempo e abbiamo fermato oltre 3 ore nella strada, che non li facevano scendere. Quindi, Polsi è un luogo di 'ndrangheta, è vero? Ma guarda, questo non lo so. Perché è blindata Polsi? Ah? Perché è blindata? Non vi so pro dire. L'importante è che sentirsi la messa, questo è. E questa è grazia di Dio veramente. Ascoltare la messa, la processione non è importante. Signora, ma lei avrà sentito anche parlare in passato di Polsi non solo per la chiesa, ma sì. Si parla anche di Polsi come luogo dove ci sono i summit di 'ndrangheta, sì. È vero? Sì, sì. Sì? Guardate, ho visto troppo trascurato, troppo. Ognuno cerca, c'è chi viene a fare il suo dovere per la Madonna, c'è chi viene a fare come Gesù, quindi indicare Polsi come posto di 'ndrangheta per me è sbagliato. Cosa ne pensa lei di Polsi? Niente, io vengo tutti gli anni qua. Ma è vero che qua si riunisce la 'ndrangheta? No. Mai visto nessuno? No. Se li inventano i reati questi. Quale reato abbiamo fatto? Ah, perché se noi ci riuniamo più di 10 persone anche a mangiare, siamo mafiosi ormai. Signore, la rovina di Polsi siete voi, a dire la cosa. No, il giornalista no. E neppure il giornalista. Hai visto tu come l'andamento, no? No, me l'hanno qui. Sì, però è anche vero che ci sono indagini giudiziarie che dimostrano che qua alcuni esponenti mafiosi si sono incontrati qui. Secondo te vanno sotto a Castagno, vanno padrine. Ma ancora credono a Rosa Abate, ai film di Rosa Abate.